tanti, mi servirebbero degli aiuti, un po' di, diciamo, di turismo, di gente che comunque viene portata qui nella zona, vengono valorizzate alcune cose, mettendo da parte questo periodo un po' particolare. Per arrivare a Santa Lucia, una tra le numerose frazioni, le piccolissime frazioni colpite dal terremoto, si deve arrivare a quota 1040 metri di altitudine e nel comune di Monte Reale, un comune posto come a cavallo tra l'Abruzzo ed il Lazio, in un'area segnata come di massimo rischio sismico perché, come si dice in termini tecnici, qui si sta proprio su un cratere. Monte Reale è un comune che è confinante con il comune di Amatrice. Ci troviamo nella frazione, una delle 36 frazioni del comune di Monte Reale, la frazione di Santa Lucia, che è proprio l'ultima frazione prima del territorio comunale di Amatrice, una delle più colpite. Purtroppo Monte Reale viveva già una situazione abbastanza critica, poiché faceva parte del cratere del sisma dell'Aquila 2009, e oggi ci troviamo a dover affrontare un altro sisma. Siamo nel cratere sisma 2016, a seguito del 24 agosto abbiamo avuto ingenti danni su tutto il territorio, soprattutto nelle frazioni a ridosso del confine laziale. Come per tutte le altre aree colpite, la differenza anche per salvare le vite umane, la differenza l'ha fatta la responsabilità di chi in passato ha riflettuto sul come costruire. Nel nostro territorio esistono varie tipologie di costruzioni, ad esempio basta vedere quelle costruite bene già dai tempi remoti, ossia con pietra squadrata che andava ad interessare lo spessore totale del muro, sono rimaste, diciamo, in piedi permettendo alle persone di uscire, mentre quelle anche fatte con pietra ma fatte male, ossia con pietrame disordinato o vuote al centro, sono letteralmente crollate. E le case nuove fatte rispettose delle leggi, della legge 64 del 74, hanno permesso, come prevede la legge, di uscire vivi, ma chiaramente di lesionarsi e di danneggiarsi. Ma oggi, adesso, per chi rimane ogni giorno, la quotidianità è dura e difficile. Dunque, proibito far uscire parole banali, molto meglio agire. Con le scosse che seguita fa, ti rimette paura, tensione, normale. C'eravamo poco ripresi da quello dell'Aquila, invece con poco è finito tutto. Ma pure per quanti vivono qui e non vogliono lasciare queste terre, a cominciare dal sindaco di Monte Reale, la via da percorrere è una sola. Bisogna ripartire dalla ricostruzione, sicuramente bisogna cercare di dare il massimo della sicurezza nelle abitazioni, quindi rendere queste abitazioni il nostro patrimonio urbanistico sicuro al 100% per chi ci vive e per chi comunque ci ritorna da fuori, da Roma, persone che sono andate via e che devono poter continuare a tornare qui nel massimo della sicurezza.